Enrico Ingedito è del direttorio del gruppo dei 100, oggi questa convention sanremese. Cos'è cambiato dal momento della presentazione? Come si sono evoluti i progetti del laboratorio per la città? Beh, devo dire che i capi progetto con i loro laboratori hanno fatto un grandissimo lavoro, siamo tutti entusiasti, avrete modo di vedere questa presentazione. È un lavoro organico, multidisciplinare, che guarda proprio a un modello di città che sia sostenibile, sicura e inclusiva. Questo modello di città è un modello che garantisce un livello di vita qualitativo elevato e diventa anche un modello attrattivo per chi vuole fare investimenti su Sanremo e per chi vuole venire e vivere Sanremo da turista. Ovviamente è un progetto ambizioso, di lunga durata, e per questo abbiamo bisogno di coinvolgere la maggior parte della città. Abbiamo bisogno di idee e noi poi faremo un lavoro di sintesi, e questo lavoro abbiamo l'ambizione che diventi il perno attorno al quale la politica si confronti e dia delle soluzioni per la città. Ecco, quali saranno i perni che tra poco vedremo qui al Centrale? Beh, sono la sanità, il sociale, lo sport, il turismo, tutti settori che sono vitali per Sanremo, che però singolarmente non possono essere affrontati separatamente o in fasi successive, ed è per questo che è necessario proprio un progetto organico e multidisciplinare. Come vanno i rapporti con l'amministrazione Biancheri? I rapporti con l'amministrazione Biancheri direi che vanno bene, perché comunque questo è un confronto pubblico al quale abbiamo invitato l'amministrazione, abbiamo parte dell'amministrazione che sarà presente, e noi riteniamo che sia importantissimo che tutte le parti politiche guardino a questo progetto.